Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Stumble Guys. Iniziamo bene il video con una bella ruota della fortuna. No, c'erano 75 gettoni e una skin epica del diavolo blu. Oh, peccato, 3 gettoni Stumble. E siamo in questo nuovo episodio di Stumble Guys. Vi è piaciuto tanto il primo episodio? Infatti siamo tornati qua a fare altre belle sfide, cercare di vincere. Apriremo un paio di premi gratuiti. Infatti possiamo guardare i video gratuitamente e sbloccare una ruota della fortuna gratis. E si possono trovare tante skin interessanti. Infatti nel precedente episodio ho trovato questa skin epica del dinosauro, davvero davvero stupenda. Poi abbiamo trovato anche una skin rara. E poi c'è questa qua che è magnifica. Direi che apriamo adesso facciamo altri giri gratis e dopo facciamo qualche bella partita. Questo gioco per il telefono è davvero divertente ed eccoci qua, è un altro giro fortunato. Leggendaria. No, le gemme, no, c'erano 150 gemme. Beh, comunque abbiamo trovato una skin Explorer. Stupendo, un vecchietto esploratore. Sono io tipo fra 80 anni, sono un esploratore vecchiotto che fa ancora video su YouTube. Comunque, interessante, avrei sperato di trovare qualcosa di più di valore, però non abbiamo trovato niente. Che c'è? Offerta rara? Ottieni 5 skin casuali con livello di rarità rara superiore. Interessante. Chissà, forse nel prossimo episodio potremmo shoppare qualcosa e cercare di fare tanti giri della fortuna. Vi ricordo che se vi piace questo gioco e vorreste vedere altri video, lasciate subito un bel mi piace e iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti, così facciamo altri video di questo bel gioco per il telefono. Un altro giro fortunato o sfortunato? Vediamo un po', dai, non c'è la leggendaria, da un po' che non c'è. Ma dai, da un po' che non c'era. 5 gemme, no, era lì! C'era la principessa. C'era la principessa leggendaria, perché non compariva da tanto, quindi c'era quasi e potevamo trovarla. Ma dai, che cacchio, abbiamo ancora 2 giri fortunati. Forse riusciamo a trovare qualcosa di molto fortunato oggi in questo episodio. Questa volta voglio una leggendaria, voglio tantissime gemme. Dai, dammi qualcosa di interessante, no. Ma no, cos'è sta roba? Gettone Stumble, che schifo. Ultimo giro fortunato e direi che per oggi è tutto, perché ci sono solo 4 video che si possono guardare. 150 gemme c'erano. Rara. Vabbè, si poteva fermare sulla rara? No, si doveva per forza fermare su queste gemme. 10, non ci poteva essere un altro 0, tipo 100? No, 10. 10, abbiamo solo 5 Stumble, non possiamo prendere neanche una skin epica. Abbiamo 50 gemme, però continuo ad accumularle, perché comprare una skin normale non avrebbe tanto senso, anche se il militare era davvero bello una skin normale. Allora andiamo subito a farci una sfida e vediamo un po' se riusciamo a vincere. La prima sfida è Icy Heights. Oh cacchio, qua scivoleremo tantissimo. Eccoci qua. Ok, veloce, andiamo, scivoliamo. Ok, si scivola tantissimo, non si capisce niente, stiamo attenti. Ok, si scivola tanto, per tipo non scivolare dobbiamo saltare in avanti o non ce la facciamo. La palla di neve, no, molto bene. Oddio, queste palle di neve non sono troppo potenti. Oh, aia. Andiamo. Vabbè, sì, c'è un traffico di palle di neve. Che cosa faccio? Sì, vabbè, non si passa più. Ok, andiamo. Saltiamo, molto bene. Allora, ancora non si è qualificato nessuno. Vabbè, ho saltato tipo sulla destra perché stavo per cadere sulla sinistra, però non è servito a niente. Ah, che botta che si è preso il T-Rex. Ah, piano. Ok, veloce, andiamo che devo qualificarmi. Veloce, scivoliamo fino in fondo e facciamo l'ultimo salto. Sì, molto bene, ce la facciamo. 11esimo, mamma mia, è stata difficile questa. Quasi e ho rischiato di non riuscire a qualificarmi per la prossima sfida. Adesso stanno arrivando gli ultimi, ma questi verranno eliminati, perché là ce ne sono già 16, incluso il mio bel T-Rex. E adesso vengono eliminate quante persone? Tante. C'è un calciatore, c'è Cristiano Ronaldo, c'è tipo... ci sono tante belle skin, veramente. La cosa bella di questo gioco è che puoi guadagnare le skin gratuitamente, senza spendere. Questa è una cosa veramente bella e non ti dà frustrazione vedere gli altri che shoppano con le skin. No, qui chiunque può avere una skin, basta guardare i video gratuiti ed è tanta roba. Humble Stumble. Direi che questa non dovrebbe essere difficile, l'abbiamo fatta tante volte, però adesso siamo in meno perché solo 8 si qualificheranno su 16, quindi io direi di muoverci.
perché qua sono abbastanza fortini, secondo me. Ok, il tapirulà al contrario non lo prendiamo. Mamma mia, è fortissimo. Pensavo di riuscire a passare, ma invece no. Ok, questa gomma qua che cancella. Levito. Oh, sono quasi caduto giù. Ok, doppio salto. Andiamo. Siamo i primi. Ma siamo i primi. Ma noi siamo dei T-Rex potenti. Wow. Ma avete visto che acrobazia ho fatto? Cioè, sono atterrato in piedi. E sono il primo a completare questa bella sfida e ci qualifichiamo per l'ultima sfida. Direi che la prossima sfida sarà qualcosa di complicato. Mi dovrò concentrare molto molto bene perché l'altro episodio ho perso la sfida dei laser perché mi sono distratto all'ultimo e quindi non voglio perdere. Voglio vincere. Voglio vincere. Voglio vincere. Scrivetemi nei commenti se vorreste vedere altri video e iscrivetevi al canale così non vi perdete questi video e naturalmente sapete quando li carico. Molto 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 bene. Eccoci qua, c'è un templare, c'è sempre Cristiano Ronaldo. Immaginatevi alla fine vince Cristiano Ronaldo. Ok, successivo. Questa è l'ultima sfida che beccheremo? No. Evita i laser? No, laser tracer, no. Non ci siamo, non ci siamo affatto. Questo è difficile. Allora, mi devo concentrare. Mi devo concentrare. E devo stare attento. Stiamo attenti, guardate, guardate. Allora, tipo, adesso è facile, ma tipo diventa molto difficile. Ma che cosa ha fatto quello? È esagerato. Ha fatto un doppio salto per evitare il laser e poi è volato giù. Ok, devo capire un po'. Non devo, non devo guardare gli altri perché mi disconcentro. Mamma mia, quello col casco è bruciato malissimo. Siamo rimasti in quattro. Cristiano Ronaldo è stato eliminato, quindi siamo noi quattro. E sta diventando difficile. No, lo sapevo, lo sapevo. Non mi sono... ah, peccato, ha vinto Mickey Mon. Nuova sfida, pivot push. Corri verso l'arrivo. Ok, non c'è da fare niente, da evitare nulla. Ah, sì, 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 sì. Qua ci dobbiamo ammassare, sennò questa non si apre. Avete visto? Ecco, ho sbagliato il verso. Ok, avete visto? Dobbiamo andare tipo nella maggioranza, dalla maggioranza, perché sennò lo sportello non si apre. Meglio tipo andare in quelli che non usa nessuno perché si aprono più facilmente. Mamma mia, ma qua sono troppo indietro. Sono davvero indietro. Ma che, guarda, guarda quanti sono. No, 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 no. Ci dobbiamo muovere perché quelli secondo me sono più di 16. Se sono più di 16 io ho perso. Vai, 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 il martello, no. Attento qua, spingo quello. Naturalmente qua bisogna fare di tutto per vincere. Mi sa che ce la facciamo a qualificarci alla fine, perché molti si sono stati eliminati, quindi ce la facciamo per un pelo. Ok, dai, no, non per un pelo, però dai, ci siamo qualificati settimi. E all'inizio sono partiti tutti a destra e non ce l'ho fatta proprio, cioè, a superarli all'inizio. Infatti sono partiti molto bene, però alla fine comunque ci siamo qualificati, è la cosa più importante. La prossima sfida si chiama Rocket Rumble Cattura Bandiere. Bello, ma che bello. Ma va, ci sono anche queste sfide. Ma è stupendo. Ma è bellissimo. Cioè siamo uno, cioè siamo contro gli altri e dobbiamo vincere. Ah, ok. Ok, mi sono fatto saltare in aria, però quello è finito fuori. Molto bene. Così possiamo prenderci questa bandiera. Veloce. Non facciamoli uscire dalla loro base, così tipo riusciamo a tenerli qua sotto controllo e ci prendiamo tutte le bandiere avanti. Va bene. Un po', sono andato un po' in avanscoperta perché era la tattica migliore, così i miei compagni dietro potevano tranquillamente prendersi le cose. Ok, questo lo facciamo saltare in aria. Molto bene. È volato fuori. E anche questo, vai via. Oh mio Dio, ma quanto sono divertente queste modalità. Non pensavo ci fossero anche modalità del genere. Allora sì che il gioco è veramente vario. Ok, qua questa bandiera dobbiamo prendere a tutti i costi. Non sarà facile, però in 3 l'abbiamo fatto e siamo stati anche abbastanza veloci. Allora, 4 a 8. Continuiamo a tenere questo punteggio e ci qualifichiamo noi 8. La nostra squadra si qualificherà e l'altra squadra verrà eliminata. Quello vuole prendersi la nostra bandiera? No, no, no. No, caro mio. Mi allontano 2 secondi perché è arrivato il razzo dell'altro e direi che prendo la bandiera. Sì, perfetto, l'ho presa. Gli tiro il razzo. Adesso glielo tiro. Ok, oddio, il suo amico l'ha buttato fuori.
Perfetto, io l'ho ributtato fuori. E anche lui mi ha buttato fuori. Oh, cacchio, stiamo perdendo? No, vabbè, non è giusto, però se perdiamo, cioè, non è colpa mia. Qua è la squadra che non sta facendo il suo lavoro. Ok, vai. No, vai tu. Ah, no, non ce la facciamo. Non ce la facciamo, tiriamo lì a razzo. Ok. Via. Ok. Ma ho provato a eliminarlo. Tempo. No, siamo stati eliminati. Ma non ci posso credere. Siamo stati eliminati? Sì, siamo stati eliminati. Nuova sfida, Humble Stumble, corri verso l'arrivo. Corri verso l'arrivo e sono primo. Attenzione, partiamo molto molto bene. Ok, saltiamo. Ciao. Ma qua sono tutti partiti bene. Sono tutti partiti bene. Ma no, ma guardali come saltano tutti. Ah, questa non ce la facciamo a qualificarci. È letteralmente impossibile che ci qualifichiamo. Cioè, quelli dovrebbero tutti sbagliare, cadere. E non credo che succederà. Allora, noi adesso andiamo con calma, ci concentriamo. Perché chi va piano va sano e va lontano. Sì, e sono l'unico a cadere. Non lo so, secondo me ce la facciamo. Ma se non sbagliamo più. No, qua dobbiamo scendere, giusto. Ma ed è strano, cioè questa mappa io la faccio sempre molto molto bene. Non so neanche perché la sto sbagliando adesso. Allora, qui con calma facciamo. Perché sono tutti frettolosi di finire. Quindi tutti sbagliano. Avete visto? Il segreto quando siete tipo alla fine, così, è di andare con calma. Andate rilassati. E anche se andate piano, vi assicuro che vincete. Perché gli altri sono tutti frettolosi, hanno l'ansia. Oddio, sono ultimo, devo correre. E fanno tanti sbagli, fanno tanti errori. E questo li fa sì che li porti a sbagliare. E noi, infatti, non abbiamo sbagliato. Oh, c'è uno con la skin leggendaria. Sembrava una skin leggendaria o mitica. Molto, molto bella, molto bella. Abbiamo superato la sfida, ci siamo qualificati in un modo intelligente. Anche se abbiamo sbagliato, eravamo tipo tra gli ultimi e abbiamo vinto. Ci siamo qualificati, non so neanche come. Tipo all'ultimo tutti stavano impazzendo, esplodendo. E quindi va bene così. Oh, come seconda sfida abbiamo un laser. Ok, qua ci sta, perché qui basta che vengano eliminati 8 e si supera la sfida. Molto bene. Tipo, io faccio sempre fatica all'ultima sfida. Però qua direi che dovrei farcela. Infatti uno è appena caduto a caso. Non so come è inciampato. Mamma mia, questo gioco per il telefono è davvero divertente. Mi piace, non so perché, ma mi piace. Cioè, c'è un mio amico che mi diceva: ma veramente ti diverte fare quel gioco per il telefono? E io ho detto sì, veramente. Mi diverto con questi mostriciattoli qua, con queste cose qua. Cioè, infatti a me mi è sempre piaciuto Fall Guys, ma non ho mai avuto la possibilità di giocarci, perché non l'ho mai comprato, perché non mi andava di spendere 20 euro. E ho visto che ho avuto la possibilità adesso di giocarlo gratis, e ho scoperto che mi piace tanto sto tipo tipologia di gioco. Bene, ci siamo qualificati. C'è l'ultima sfida. E l'ultima sfida è Lost Temple. Corri verso l'arrivo. Corri verso l'arrivo. Oh, ok. Quindi questa è tipo il primo che arriva prende tutto. E naturalmente, ma come ho fatto? Ma che acrobazie. Stupendo. Cioè, avete visto come? No, vabbè, non ce la faccio. Non ce la faccio. Se il templare, guardate quanto è veloce. Allora, come abbiamo detto prima, andiamo piano. Se dobbiamo perdere, perdiamo. Però se andiamo piano, chissà, forse abbiamo la fortuna di vincere. Siamo terzi. Siamo terzi. No. Vabbè, no, siamo quarti, tipo. Siamo quarti e non ce la facciamo. La vedo dura. La vedo dura. Oh, non ci credo. Il templare vince, il cavaliere. Ha vinto lui. Ma com'è possibile? È stato velocissimo. Cioè, non pensavo. Wow. Abbiamo giocato tante sfide, ma non siamo riusciti a vincere. Mamma mia, è stato difficile. Questo episodio è stato molto difficile, ma comunque ci siamo impegnati. E adesso cerchiamo di riscuotere qua le gemme, che se non mi dimentico. Le scuotiamo le gemme. Fra un po' vinco una skin casuale, che probabilmente la vinco nel prossimo episodio, sì. Infatti sono a 100 gemme. Consigliatemi nei commenti cosa devo fare con queste gemme, perché sinceramente non saprei. Il pass non mi va di comprarlo, quindi non lo so. Tipo, sarebbe bello se un'offerta rara fosse con tipo le gemme. Perché 1,99 euro? Io ho 100 gemme. Nel prossimo episodio facciamo altri giri fortunati, facciamo altre sfide, perché ogni volta scopro nuove sfide. Oh, guardate il pollo quanto era bello. E niente, scrivetemi nei commenti se vorreste vedere altri video di Stumble Guys. Lasciate un mi piace, così portiamo altri video. Iscrivetevi al canale così non vi perdete i video. E ci vediamo a un prossimo episodio. Ciao ciao.